Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, torna sulla questione balneabilità delle coste mascalesi e lo fa portando all'attenzione della cittadinanza e dell'Interland i dati scientifici dei tecnici di Legambiente e le analisi di Goletta Verde, che attraverso il monitoraggio dello stato di qualità di mari, laghi e coste denuncia le situazioni a maggiore rischio inquinamento, causate soprattutto dalla mancanza del servizio di depurazione. E Messina tiene a ribadire con forza che Mascali non è fra i mari da bollino rosso. Dopo i dati del Ministero della Salute, la balneabilità del litorale di Fondachello viene provata dal sindaco attraverso i risultati di Goletta Verde. Voglio ribadire con forza questo aspetto perché il nostro mare, sia attraverso le analisi fatte con molta attenzione da parte dell'ASP di Giarre costantemente, sia nei punti di prelevo che altri punti, danno il nostro mare come mare eccellente, si vede nel portale del Ministero della Salute, loro ogni 15 giorni monitorizzano l'acqua del mare e dà un forte significato sotto questo profilo. L'altro aspetto che abbiamo visto in questi giorni è che anche Goletta Verde, che ha dato i propri dati, ha rilevato in comuni distanti dal nostro che c'è qualche problema, ma ha escluso i comuni limitrofi a Mascali e Mascali da un eventuale problema di inquinamento del mare. Cioè, anche Goletta Verde lo sottolinea. Cioè, io quello che mi interessa evidenziare è proprio questo aspetto. Cioè, le persone che evidenziano che il mare è sporco quando non lo è, cioè che è inquinato, non tengono conto che forse solo in quegli attimi che magari transitano dei solidi che provengono dalla zona del Messinese e che inquinano il nostro mare, non come inquinamento del mare, ma come visibilità, cioè nella parte superficiale, con quei solidi, solo in quei momenti credo che bisogna stare attenti e evitare magari di farsi il bagno, ma stiamo parlando di mezz'ora, un'ora durante tutto l'intero arco della giornata, non coinvolge l'intera giornata e tra l'altro anche le analisi stesse evidenziano questo aspetto che è importantissimo e ripeto, non lo dice il sindaco di Mascali che è il sindaco del territorio, lo dice il Ministero della Salute e anche Goletta Verde nel non evidenziare che ci sono problemi nel nostro territorio. Tutto questo credo che vada fatto rilevare perché credo che ci siano delle opinioni fortemente negative costruite a misura verso e contro il nostro mare. Non credo che siano le verità. Le verità sono dette dal Ministero, da Goletta Verde, dal fatto di frequentare il mare, un mare eccellente e eccezionale come il nostro, ed è vero anche che in qualche momento della giornata, per colpa di altri comuni, per colpa di altri enti, per colpa di altri luoghi, magari viene inquinato in quei piccoli momenti il nostro mare.